Percorsi di nuoto, seconda giornata qui in piscina Salvatore Giudici, campionato regionale con qualificazione nazionale. Insomma, Simone Bernardini, insomma, a partire dalla grande, diciamo, in periodo di Covid, questa seconda giornata importante di nuoto calabrese e nazionale. Insomma, obiettivi importanti raggiunti settimana scorsa con un miglior tempo europeo. Insomma, fino adesso l'apertura è soddisfacente. Sì, devo dire di sì, ma prima di tutto quello che conta è avere e rivedere le squadre e gli atleti sulla tribuna e rivedere l'acqua bollire. Questo è il primo risultato. Poi dopo ci sono anche dei personali importanti con dei tempi di rilievo europeo, che magari su questo, diciamo, il nostro allenatore Massimo Borracci, a cui gli devo fare i complimenti per il lavoro che ha fatto e per non aver tolto la motivazione ai ragazzi, che comunque anche in regime di Covid hanno trovato sempre la voglia di allenarsi e andare avanti. E in questa seconda giornata di campionato nazionale qui nella piscina Salvatore Giudice incontriamo un personaggio che col nuoto a livello nazionale ne ha fatte tante, collaboratore di Barelli, Federazione della Nuoto, in piscine importanti come la Monteverde a Roma e a livello nazionale, campionato nazionale, Franco Marino. Franco Marino, diciamo, un emigrato da Roma in giù. Cosa vi spinge a voi allenatori, ex atleti a livello nazionale, a ritornare in meridione? Cosa è cambiato? Noi abbiamo fatto all'inverso. Io ti potrei dire tante cose, però c'è soltanto una parola che accomuna tantissime parole, che è l'amore. L'amore per questo sport, l'amore per la nostra terra, l'orgoglio, l'esperienza che abbiamo accumulato in tutti questi anni e mettere a disposizione di questi ragazzi. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che ha voluto darmi fiducia, come l'ha data a Massimo Borracci, che a livello nazionale, europeo, è stato un personaggio, una persona importante, un atleta di un certo livello. La stessa ha voluto dare a me, e io di questo gliene sono pubblicamente grato, a Simone Bernardini. Arvalia ormai una società, una realtà a livello nazionale, con tante strutture a livello nazionale. Una struttura di punte è proprio la Salvatore Giudice. Infatti la Federazione Italiana Nuoto ha promosso questa struttura per iniziare un po' questa stagione che è partita malissimo per i motivi che ben sappiamo. Noi ci sono state qui nel territorio, ma come in tutta l'Italia, ci sono stati grandissime carenze. Qui forse molto di più, però devo dire che noi come calabresi, come territorio, stiamo alzando la testa, ci siamo rimboccati le maniche, ci sono degli imprenditori che non si sono tirati indietro e hanno messo a disposizione di questa struttura il meglio, con l'esperienza, con la qualità, con la competenza, per poter ridare uno slancio, un qualche cosa che possa riprendere. Io sto vedendo quello che sto vedendo stamattina. Io nel Lazio ci sono tantissime realtà e quindi so bene quale può essere la realtà. Io posso dire che veramente con grande piacere questa mattina sto osservando con grandissima meraviglia che c'è un'organizzazione perfetta, nei minimi particolari, che può essere dal bagno, dallo spogliatoio. Il bar non c'è perché il protocollo non lo vuole. I genitori che si sacrificano fuori, e comunque la società si è organizzata in maniera tale che i genitori che stanno fuori riescono a vedere attraverso Facebook e tutto il social che può stare a disposizione le gare dei propri bambini. Non è la stessa cosa, mi rendo conto che non è la stessa cosa, perché il genitore vuole stare sulla tribuna, vedere, riprendere, però questo è il protocollo, ci impone questo, noi lo dobbiamo rispettare. E devo fare un grande applauso a tutti i genitori di tutte le società della Calabria, che può andare Cosenza, Reggio, Pizzo, Vibo, Catanzaro, non voglio dimenticare nessuno, però tutte queste società, a queste società noi, come nostra società che ospitiamo questi campionati, un applauso veramente del cuore. Franco Borracci sta facendo grande cose da 2 anni qua alla Lamezia, portando grossi risultati. Adesso con l'arrivo di Marino, dove vogliamo arrivare? Ma guarda, io voglio essere un supporto di Massimo Borracci, perché Massimo Borracci non bisogna fare altro che ringraziarlo, che si sta dedicando e sta portando l'esperienza nella nostra società. Quindi con Massimo stiamo facendo un percorso iniziato da poco, ma che vogliamo svilupparlo,
migliorarlo, per rendere e per dare ai ragazzi tantissime soddisfazioni. Il materiale c'è, io sto osservando, sto guardando con gli occhi di colui che ha tanta passione per questo sport e sto vedendo i ragazzi, il rapporto dei ragazzi con il loro allenatore, e devo dire che tutte queste cose ci porteranno ad avere grandi risultati. Io sono un ottimista per natura, ma oggi, per quello che io sto vedendo, sono più propensa ancora di più per essere ottimista. Alfredo Porcaro, presidente federale FIN Calabria. Insomma, seconda giornata di campionati nazionali qui alla piscina Salvatore Giudice. Facciamo un bilancio della prima giornata della settimana scorsa, presidente. C'è tanta voglia che i ragazzi incominciano a nuotare, questo l'ha dimostrato domenica scorsa e ancora una volta anche oggi. Naturalmente qualche ragazzo è sotto forma dovuto anche alle piscine che sono chiuse, e hanno iniziato da poco qualcuno, però non volevano mancare questo importante appuntamento che serve per quanto riguarda l'acquisizione di tempi poi per partecipare ai campionati italiani che saranno su base regionale come sono stati svolti anche quest'estate. Settimana scorsa si è effettuato un miglior tempo a livello europeo, questo vuol dire che con tutto ciò, le problematiche che ci sono state in questa stagione, i ragazzi hanno mantenuto gli impegni sia da casa che in vasca. Sì, diciamo che hanno fatto un buon lavoro le società, i tecnici a preparare i ragazzi anche a secco. È normale, è evidente che comunque ancora è troppo presto parlare di tempi importanti. Sicuramente ci vorrà ancora un altro mesetto, mesetto e mezzo per avere dei risultati importanti che poi possono portare i ragazzi a mettersi effettivamente in evidenza. Presidente, in Calabria le strutture aperte in questo momento per la preparazione degli atleti sono pochissime, però se dovesse aprire, chi apre perde i ristori, anche se sono stati pochi, c'è una certa polemica su questa problematica dei ristori. Ah, questo è un paradosso, che comunque chi è che apre perde eventualmente dei ristori, è effettivamente un paradosso, anche perché, come dicevamo la volta scorsa, le piscine hanno generato dei costi, costi abbastanza importanti. Quindi non vedo il motivo perché uno che comunque deve fare dei sacrifici a mantenere la struttura poi non deve avere un supporto economico da parte del governo. Ufficialmente noi gli impianti che sono aperti, quelli che ci hanno comunicato ufficialmente sono Cosenza, Lamezia, Villa San Giovanni e Squillace, dove fanno attività e hanno messo a disposizione anche gli impianti per quelli che nelle zone dove le piscine non sono aperte. Questa qua noi la stiamo tra virgolette sfruttando per fare gli eventi, perché è uno di quegli impianti che si presta a fare le manifestazioni. Molti di questi atleti si allenano fuori città della residenza, no? Per i motivi che ha detto lei, le piscine chiuse. Abbiamo notato che poi tra strutture, al di là delle rivalità sportive che esistono e ci sono, poi alla fine quando c'è bisogno di fare gruppo c'è questa unione anche tra strutture. Ma questo è il concetto che noi abbiamo prefissato dall'inizio, quello di fare squadra tutti quanti insieme, ma sotto tutti gli aspetti di vista, quelli sociali ma soprattutto anche quelli sportivi. È ovvio che qui bisogna tendere la mano, bisogna darsi un aiuto tra società, tra dirigenti, tra tecnici e soprattutto tra ragazzi. In questo momento io mi sento di dire fortemente che l'aspetto agonistico deve essere messo su un piano, sul secondo piano. Quello che è importante, ripeto ancora una volta, è la ripartenza. Ripartire, far capire che il movimento è sano, è vivo, e portare i ragazzi a quelle preparazioni giuste che poi ci vorrà ancora altri 2 o 3 mesi per avere comunque quei risultati importanti. Presidente, al di là del nuoto che vediamo qua, lo sport natatorio è così vasto, c'è il nuoto all'aperto a mare e poi c'è la pallanuoto che è anche iniziata, dobbiamo dire, poi c'è i tuffi, dove i tuffi noi abbiamo, diciamo, un buon vivaio e degli atleti che sono portati a livello mondiale, non dimentichiamoci. Come stanno andando la struttura di Cosenza in questo caso per i tuffi e come si preparano per gli eventuali Olimpiadi, se ci saranno, di Tokyo?
Allora, per quanto ci riguarda, i TUF è l'eccellenza del nostro sport, perché con Giovanni Tocci, che è un olimpionico, un mondiale, un europeo, quindi sicuramente è un settore che di crescita. Cosenza è ripartita da 15 giorni più o meno, i ragazzi hanno iniziato, però c'è da dire anche che quelli di alto livello, e parlo di Tocci, parlo della Bilotta, di Porco, di Volpe, quelli lì già comunque non hanno perso tanto tempo, perché si sono allenati nei centri federali, Roma, Bolzano e quant'altro, quindi la preparazione per loro è continuata. Bisogna vedere se effettivamente le Olimpiadi ci saranno, è sempre un forte dubbio, al momento sono confermate e questa già è una speranza, come è confermato anche gli europei di nuoto che ci saranno, quindi io spero che comunque si possa andare avanti, si può continuare nella normalità, anche se in questo momento non dobbiamo essere così. Siamo ottimisti da una parte, però ripeto ancora una volta, abbiamo questo problema sanitario che deve essere risolto. Lei ha detto, giusto per essere ottimisti, il prossimo calendario di altri avvenimenti, altre competizioni che ci saranno in Calabria, e quando riprenderanno? Ma abbiamo previsto altre manifestazioni nel mese di marzo e sicuramente quella di aprile, che vale come campionato italiano a base regionale. Poi stiamo andando verso la stagione comunque più calda, dove si inizierà anche l'attività nelle acque libere, e dovremmo far ripartire qualche campionato giovanile di pallanuoto, sincronizzato anche, quindi da parte nostra c'è la massima volontà di ripartire. Vediamo un attimino come andranno le cose. Di certo il fatto che si va verso una stagione più calda, questa ci permette comunque di essere un pochettino più ottimisti. Poi intorno al nuoto girano tanti personaggi, no? Che diciamo, per svolgere le gare ci vogliono tante persone, insomma. Di solito si intervista sempre il presidente, ed è giusto che sia così. Però poi c'è un consiglio dietro il presidente, un lavoro di gruppo. E in questo caso abbiamo Roberto Molinaro, neo consigliere regionale Federazione Italiana Nuoto, con questa tua nuova esperienza. Innanzitutto, come la stai vivendo? Hai detto bene, questa mia nuova esperienza, ho cominciato da poco. La sto vivendo con tutte le, diciamo, le problematiche che purtroppo sono sorte in quest'ultimo periodo, però affrontandole nel modo migliore, nel modo corretto. Spero quello che stiamo facendo in questa prima uscita sia emblematica per quello che è il lavoro che è stato svolto dietro le quinte, ecco, in un certo senso, con tutti i colleghi che hanno contribuito, le scelte che vengono fatte diciamo non prese insieme, vengono prese insieme a una commissione che analizza tutte le problematiche che possono essere, che possono verificarsi durante una manifestazione, sia problematiche tecniche che problematiche invece di carattere un po' più generale, che possono verificarsi durante l'arco della manifestazione. Roberto, al di là di consigliere, no? Che di solito il consiglio si riunisce su una scrivania, ti vedo proprio impegnatissimo a Portovasca oggi. Qual è la tua menzione? Se devo dire che voi fate di tutto e di più. Sì, diciamo che l'ambiente del nuoto in generale porta ad avere figure che siano polivalenti, in un certo senso abbiamo conoscenze in più mansioni, in questo senso. Oggi io sono qui principalmente come consigliere regionale, però l'occhio tecnico mi spinge anche a osservare le gare di tutti i ragazzi qui presenti, perché comunque l'interesse principale è quello di avere anche l'occhio rivolto a loro, i protagonisti sono loro, vorremmo averli sempre contenti e attivi come li vediamo oggi, quindi indubbiamente io uno sguardo ai tempi, anche se non è il momento di guardare i tempi,
e oggi è il momento di scendere in acqua, di stare insieme e di cercare di fare qualcosa che fino ad ora non abbiamo avuto modo di fare. Come vedi il futuro di questa stagione a livello, diciamo, anche personale? Una tua impressione? Vediamo che oggi sta funzionando tutto bene, si sente già la voglia di competizione. Come vedi questo futuro prossimo e dopo che ci sarà il nuovo DPCM che, diciamo, stabilirà tante cose? Allora, bisogna essere comunque ottimisti, ma allo stesso tempo realisti, nel senso che bisogna, come dicevi tu, aspettare l'uscita di questo nuovo DPCM. Ci auguriamo che sia abbastanza clemente e che ci consenta di svolgere l'attività agonistica come abbiamo svolto fino ad ora, ma non solo, che magari consenta agli impianti che fino ad oggi non hanno potuto riaprire per questioni di costi, quindi per mancanza di utenza di base, che è quella che poi tiene in vita queste attività, ci dia la possibilità questo nuovo DPCM di poter ripartire minimamente. Quindi io comunque sono favorevolmente ottimista. Insomma, Alessia Banditelli, appena uscita dalla vasca, com'è andata questa prima competizione? È andata tutto bene, pensavo di fare meglio, però sono soddisfatta perché comunque non è stato un anno in cui mi sono allenata costantemente e si fa quello che si può. Figura importantissima per quanto riguarda le attività sportive, in questo caso del nuoto, il dottor Tropea. Dottor Tropea, insomma, in un momento pandemico, in un momento particolare, fare il medico sportivo, stare attento a tutte le sicurezze che ci vogliono in base al DPCM, quali sono le difficoltà che affronta un medico sportivo, in questo caso in una competizione importantissima? Beh, difficoltà ce ne stanno tante, ma sono molto sormontabili, diciamo, in quanto in effetti è l'organizzazione stessa della struttura che è efficiente e questo facilita il compito. Il compito in questo caso del medico, oltre che dell'assistenza, è anche quello della prevenzione, diciamo, guardarsi intorno e controllare che tutto sia a posto. E qua, grazie a Dio, c'è un'attenzione particolare che io ho seguito anche negli anni, non è stato mai rilevato nessun problema, un po' per fortuna ma soprattutto per l'attenzione che la dirigenza ha riservato alla sicurezza. Io ho conosciuto questa struttura quando è entrata la nuova gestione e sinceramente ero un po' scoraggiato da quello che vedevo e scherzando mi è stato detto: abbia pazienza un anno e poi vedremo. In effetti ho visto e i cambiamenti sono stati veramente radicali. È stata anche confermata questa sensazione dalla presenza degli atleti. Non esisteva nulla e adesso, grazie al loro impegno, alla direzione e a quant'altro, abbiamo avuto dei numeri inaspettati in senso positivo. Dottore, come viene effettuato prima di una competizione il controllo di un atleta, insomma, prima che entri in vasca, sempre con le nuove norme, insomma, per questo coronavirus, che sono tantissime, come lei ben detto prima? Beh, in questo caso diciamo che il medico è fondamentale, ma solo e semplicemente, diciamo, per le emergenze, perché tutto viene fatto molto prima, ovviamente. Nessuno arriva alla condizione di arrivare in vasca con il minimo dubbio. Ovviamente c'è l'imprevisto e qualche volta è successo, magari qualche piccolo trauma durante il tragitto, il viaggio di ragazzi, che atleti che si spostano da fuori, o anche malesseri improvvisi che possono avvenire in quel momento, ma nulla di estremamente serio, non è mai accaduto in tanto tempo. Poi
stiamo parlando di atleti, quindi gente, anche se neofiti, è gente che in effetti è già in buona salute, viene sottoposta prima al controllo del medico sportivo, del cardiologo e di quant'altro, per cui tranne la eccezionalità dell'incidente o dell'accidente o del malessere passeggero, diciamo che il lavoro è abbastanza tranquillo sia per il medico che per l'utente. Dottore, vedendo quello che lei ha detto, insomma, ci dà veramente speranza positiva per un futuro per quanto riguarda lo sport in generale, in questo caso parliamo di nuoto, però devo dire che vedendo come sta andando in questi giorni, qua nella piscina comunale Salvatore Giudice, se funzionano così le norme che sono state imposte dal Ministero, si può partire veramente con il nuoto in sicurezza come si fa qua. Purtroppo non posso dire chiunque può controllare, perché l'ingresso giustamente è uno dei parametri per la sicurezza, è proprio il non accesso agli spalti e quant'altro, però se si potesse vedere o controllare, ma gli attrezzi si possono riferire, sono applicate tutte le norme dal distanziamento, dai controlli, sono fatte in maniera anche capillare, diciamo, pignola, e questa diciamo che gratifica, scoraggia il vuoto ovviamente. Vedere gli spalti adesso e averli visti le ultime volte strapiene, insomma, lascia un po' male, ma speriamo che duri poco. Massimo Borracci, il coach, diciamo, di Arvalia, con ottimi risultati, l'abbiamo visto settimana scorsa a tempo europeo, questa mattinata insomma abbiamo visto buone prestazioni, insomma sì. Borracci, dopo un anno diciamo di fermo o limitatamente agli allenamenti, come sta andando? No, prima di tutto mi riallaccerei al discorso della gara scorsa, dove c'è stato un tempo veramente inaspettato, perché in un periodo come questo, dove abbiamo sofferto problemi di preparazione, di piscina, di allenamento, fare quel tempo lì, 33-1 nel 50 rana, categoria 2008, che l'ha portato ad essere prima in Europa, è stata una sorpresa anche per noi. È chiaro, il ragazzo è un ragazzo che ha delle grandi qualità, fa grandi sacrifici, viene tutti i giorni da Crotone, fa 150 km andare, 150 km a tornare, per cui una grande passione, anche supportato dalla famiglia. Poi c'è stato anche altri risultati importanti per Danilo Gullo, che stamattina ha fatto una doppietta di altissimo livello, vincendo 50-100 dorso con tempi di valore nazionale, battendo tutte le atlete più grandi. Per Ateneo un 2008 ha gareggiato con le categorie assoluti, tanti altri risultati. La settimana scorsa Maglia Martina, Gabriele Muggeri, quei tempi hanno fatto, sono nei primi posti nelle classifiche nazionali, per cui tanti motivi di soddisfazione nonostante il periodo non favorevole per grandi risultati. Come si prevede il futuro, mister, da qua in questa stagione, diciamo? Il futuro per noi, le prospettive sono molto buone, secondo me, perché siamo supportati da una grande società, una grande dirigenza, con una grande lungimiranza. Anzi, noi appena sarà la possibilità cercheremo di rilanciare al massimo tutte le nostre attività e non appiattirsi sulle situazioni attuali. Le prospettive future sono ottime, abbiamo tanti progetti per il futuro, a parte il livello agonistico, anche extra agonismo. Cerchiamo dei nuovi spazi per conquistare nuove piscine, sicché la situazione è positiva. Mister, lei ha un curriculum importante a livello mondiale, europeo, nel nuoto, insomma, qua alla Mesia sta facendo grandi cose. Oggi ho visto un altro personaggio, Franco Marino, cioè sì, cresce la squadra. Vi dicevo questo, la lungimiranza della società è che non ci appiattiamo sulle nostre situazioni, ma andiamo a cercare delle alte professionalità. Francesco Marino è uno di quelli, darà un grande apporto a livello organizzativo, dirigenziale, sarà un uomo a 360 gradi su tutte le attività, anche extra piscina, per cercare soluzioni diverse, sponsorizzazioni, organizzazioni, rimettere in funzione qualche impianto che in questo momento alla Lamezia è chiuso, per cui le prospettive sono ottime
e Francesco è un grande professionista e sarà di grande aiuto alla società. Quante maestranze poi girano diciamo all'interno di una struttura natatoria, no? E in questo caso Armando Laponia di Crotone, uno che il nuoto lo vive da piccolo, insomma veramente è una responsabilità importante che molti ne parlano poco, però è quello che poi c'ha il contatto con gli atleti, il contatto con gli allenatori, il contatto con gli arbitri, è quello che vive più da vicino l'atleta, no? La gara, ed è il responsabile di Bordo Vasca. Che cos'è? Coordinatore di Vasca è colui che fa una programmazione riguardo a quello che è tutte le attività che si fanno in Vasca, a partire dal nuoto libero per gli adulti, al fitness, oppure alla squadra di nuoto, che è la nostra, diciamo così, la nostra squadra che ci permette di farci conoscere all'esterno, no? Anche a livello nazionale. Le altre attività sono quella della scuola nuoto, importantissima con i bambini piccoli, che va dai 5-6 anni fino ai 12 anni, e infine con il nuoto degli adulti serale e il fitness. Il coordinatore di Vasca quindi pianifica tutte queste attività, lo fa con gli istruttori, lo fa con gli allenatori che si occupano della squadra di nuoto, però si preoccupa anche di interagire con la reception, perché chi arriva a iscriversi ha necessità, noi abbiamo necessità di capire con chi abbiamo a che fare, l'età che ha, qual è il suo livello in piscina, e tante situazioni che bisogna verificare prima che questa persona o il bambino che voglia approcciarsi a questo sport, abbiamo necessità quindi di sapere tutte queste cose qua. Naturalmente tutto ciò lo realizza attraverso le altre maestranze, anche chi non si vede, come i manutentori di Vasca, che stanno, diciamo così, all'oscuro, ma che ci consentono di poter nuotare perché ci fanno trovare l'acqua a una certa temperatura. Abbiamo una certa qualità dell'acqua che non ci consente di ammalarci, eccetera. Un bordo vasca sempre pulito grazie agli assistenti di spogliatoio che si occupano di questo, di farci trovare sia il bordo vasca pulito che lo spogliatoio. Quindi sono tutti soggetti utilissimi alla causa, tutti soggetti che remano dalla stessa parte affinché un impianto del genere possa andare, diciamo così, nella direzione giusta. Diciamo uno staff, un equipaggio che deve viaggiare tutti insieme a senso. Dobbiamo viaggiare tutti insieme, tutti nella stessa direzione e remare tutti dalla stessa parte. Un'altra domanda, tu devo dire poi sei quello effettivamente che vive l'atleta, no? Nel senso che conosci un po' anche mentalmente gli atleti, perché ci parli, insomma conosci più da vicino i ragazzini. È iniziata la stagione. Sì. Come li hai ritrovati dopo un anno i ragazzi? Ma fortunatamente di solito chi lascia il nuoto si appesantisce. In realtà grazie al mister Massimo Borraccia abbiamo avuto la necessità di fare diciamo così, attività fisica a secco, quindi a casa, e poi hanno avuto la possibilità di potersi allenare in una piscina a Vibo, quindi li ho trovati abbastanza, diciamo così, abbastanza in forma. Ora, diciamo che comunque la situazione non è delle migliori, perché il Covid purtroppo ci ha messo con le spalle al muro, e anche oggi organizzando questa gara abbiamo dovuto fare enormi sacrifici. Fortunatamente l'impianto ci consente di poter creare distanziamento e non creare assembramento. E abbiamo diciamo così, diviso gli atleti sugli spalti in modo tale che non avessero, diciamo così, il contatto diretto fra di loro, muniti di mascherina fuori dall'acqua, e comunque siamo riusciti in questo intento. Quindi fortunatamente lo abbiamo potuto fare. Poi la nostra piscina di Lamezia è centrale in Calabria, è raggiungibile in un'ora di macchina, quindi diciamo che possiamo essere più che soddisfatti di quello che abbiamo fatto e nella prima giornata di gare e in questa seconda giornata, almeno fino a questo punto. Tu vieni da Crotone di una struttura importante, con obiettivi importanti raggiunti. Come mai poi si sceglie venire a Lamezia, in una società a crescere, no? Da qui a poco? In realtà quello che ti spinge è sempre la passione. Ti spinge la passione e il progetto che ti viene, diciamo così, esposto da parte della società. Io ho trovato
presidente Bernardini e la moglie Mazzei, Carmen Mazzei, che mi hanno dato, diciamo così, mi hanno illustrato questo loro progetto e questa loro volontà di voler crescere e di voler, diciamo così, arrivare a certi livelli. Poi avevo, diciamo così, un'altra persona che mi ha spinto a venire qua, che è il mister Borracci, col quale avevamo già iniziato una collaborazione negli anni scorsi, e sapevo e so come lavora, quindi questo connubio è stato più che altro spinto da questa volontà di voler ricominciare a lavorare insieme. E infatti siamo riusciti, prima lui, poi io, nel tempo, a riportare, diciamo così, questa società che prima stava in situazioni un po' precarie, adesso invece viaggia a buoni livelli e in Calabria e anche a livello nazionale. Bene, incontriamo un'altra consigliera regionale, Federazione Italiana Nuoto, Maria Pia Labate. Allora Maria Pia, prima giornata di gare ufficiale per questa stagione 2021, come sono partite queste gare, le prime gare? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Queste gare sono partite, diciamo, in sordina, perché molte squadre si allenano da pochissimo tempo, altre forse non hanno mai da settembre interrotto gli allenamenti, però noi auspicavamo solamente di vedere i ragazzi contenti di tornare in vasca. Questa deve essere una partenza, non è sicuramente una competizione per provarsi, per misurarsi in vasca, solamente per vedere se l'allenamento che fino adesso è stato fatto ha portato un po' di frutti. La federazione, come abbiamo visto, si sta impegnando a fare questa ripartenza per il nuoto con tanti sacrifici. E tu che fai parte della federazione, che sei vicino ai giovani, quali sforzi si stanno facendo da parte della federazione? Allora, gli sforzi sono tantissimi, Giovanni, perché soprattutto in Calabria, perché come sai bene le nostre strutture, diciamo come piscine, no? Non ne abbiamo tantissime, quelle che abbiamo, non molte, sono anche senza gli spalti, quindi noi non possiamo reperire strutture per fare attività. Lamezia è una di quelle strutture, questo stadio del nuoto bellissimo che abbiamo qui a Lamezia, poi c'è Catanzaro e altre, c'è Cosenza, però sono poche rispetto, diciamo, a tante altre regioni dove i numeri ovviamente sono anche maggiori, però noi riscontriamo anche queste difficoltà di poter lavorare in tranquillità perché abbiamo delle strutture dove appoggiarci. Non è facile in Calabria, anche questo è difficile. Poi mettici che anche gli aiuti, i ristori che sono stati dati non sono commisurati a quello che è un impegno per poter mantenere una piscina, perché una piscina ha dei costi elevatissimi e mantenerla solo per gli agonisti è veramente difficile, Giovanni, credimi. Una giovane promessa del nuovo lametino calabrese meridionale, la Furci Aurora. Allora, miglior tempo tenuto 28,6, insomma bel risultato dopo un anno di stop. Dopo la prima, per essere la prima gara che abbiamo fatto dopo tanto tempo, diciamo che non è andata male e si spera sempre al meglio per la prossima. Insomma, queste sono le buone prospettive per, diciamo, per i futuri impegni, per andare avanti. Tu ti sei sempre un po' distinta nel tuo stile. Grazie. E niente, si spera per la prossima perché sanno il 200 stile. Vediamo di vedere come va. In bocca al lupo. Grazie. Allora Simone, si chiudono così queste due giornate di gare regionale con qualificazione nazionale nella piscina Salvatore Giudice. Facciamo un bilancio di queste due giornate. Beh, sono soddisfatto della manifestazione, c'era molta aspettativa da parte di tutti, delle società, del comitato, perché comunque è il primo evento che viene rifatto dopo un lungo periodo di chiusura. Sono stato contento dell'organizzazione, dei risultati, del lavoro che è stato fatto, della collaborazione dei giudici, dei cronometristi, del comitato. Quindi ad oggi posso essere soddisfatto del lavoro complessivo e della partecipazione di tutti. Proprio su questo stiamo anche infatti adesso valutando le future manifestazioni, perché questo è l'obiettivo, deve poter essere una ripartenza, una ripresa. E quindi, diciamo, il buon auspicio è rivederci prossimamente per altre attività e manifestazioni. Alla prossima con Percorso di Nuoto.